Stefano Travertoni non è più fisicamente tra noi, ma i grandi uomini sono come le macchie di umido sul muro, non se ne vanno realmente mai. Dall'aldilà, dove si è trasferito perché è l'unico posto dove ci sono meno controlli fiscali che in Italia, torna a farsi sentire l'uomo, il manager, il profeta del nuovo mercato. Non ha certo inventato lui lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma gli sarebbe tanto piaciuto. L'uomo che ha insegnato al suo allievo Elon Musk l'umiltà, il realismo e soprattutto il segreto per far arrivare i razzi sulla Luna in piena sicurezza. Precursore nel valorizzare le risorse umane, ha scoperto per primo il valore della fragilità e assunto per anni solo persone fragili perché più facili da sbriciolare. L'uomo non facile da capire quando era vivo e figuriamoci adesso, è con noi Carlo Travettoni. Travettoni! Ma che incredibile cosa! Come state? Sta? Ma lei come sta? Ci faccia capire! Cari miei minchioni! Senta, cominciamo bene! Ci faccia capire se è morto o no! Sì. Certo che sì! Ah sì? Ah, sì, è morto! Morto stecchito! Ah, addirittura! Pensate, inizio persino a puzzare! Ma questo non ci interessa! No, no, fermi, fermi! Questo in realtà è il mio profumo! Che profumo, sì, scusi? Deve essere... Acqua di carogna! Deve essere buonissimo! Per la sua creazione! Senta! Senta, lasciamo stare il profumo. Sì. Ci racconti qualcosa di più sulla sua dipartita? Esatto, che è successo? Se capisce questa parola. Sì. Sono qui per questo. Ecco, vi dirò. Sì. Avevo chiesto e preteso che i miei legali mi facessero il favore di far morire un prestanome al posto mio. Sì, però non guardi. A quanto pare non si può fare. No, no, guardi, incredibile sta roba. Porca miseria. Scusate. È la burocrazia italiana. Maledetta, esatto, maledetta burocrazia vabbè, italiana. Senta, ci dica come viene decisa la destinazione. La vediamo in paradiso. Esatto, come è possibile? Come funziona? Fanno un processino. Che processino? Sì. In cui giudicano tutte le porcate che hai fatto appunto, modestamente. E lei di porcate ne ha fatte. Tante nella sua vita, guarda come è contento. Sono sempre stato un grande stacanovista. Sì, non me ne vanterei comunque. Diciamo così. Cosa cazzo vuol dire? Ma infatti noi la immaginavamo da un'altra parte, sì, non certo... tipo l'inferno. Ecco, per esempio. Il rischio, cari amici, c'era. Trova. Ma io furbo. Cosa fa? Furbo, vero? Ma no, lasci stare. Lasci stare la statua. Mi scusi, arrivato qua su, ho puntato sulla beneficenza. Cioè? Sulla filantropia. Sì. Cioè, e quindi cosa ha fatto? Cosa ha fatto, esatto? Ho donato un bel paio di scarpe nuove a Gandhi. Ma cosa se ne fa Gandhi delle scarpe? E infatti ha i piedi che emanano un certo odorino importante. Non ci interessa. Lasci stare Gandhi. Ecco, sì, ecco, non credo che con l'acqua di carogna sì, tra l'altro. Ho anche fatto qualche donazione mirata. Ah, sì? A chi, scusi? Cioè? A due o tre giudici quassù. Ma anche lì. E quindi? E voilà, eccomi in paradiso. Vabbè, ecco, ma Maracaibo. Sì, va bene, Maracaibo, esatto. Vabbè, è riuscito a corrompere anche lassù. Ma di cosa è morto? È vero, Travettoni, nessuno ne ha saputo nulla, Chi è morto? Lei. Che cosa è come morto? Come è morto? Non che è successo? Il mio tenero cuoricino. Sì. Di uomo. Sì, no, è d'altra. Non è lì il cuore. Non è lì, guardi. No, sì. Di uomo sensibile. Sì. Non ha retto. Cosa? A una cocente delusione. Quale delusione? D'amore? Che delusione? Che delusione ha avuto? Quando ho visto. Cosa? Cosa hai visto? Lasci stare la statua. Giorgia, Ignazio e Matteo. Credo i di miei cari amici. Sì. Un tempo ormai. Sistemarsi lì al governo. Sì. E mi sono chiesto: possibile mai che non abbiano trovato un posticino anche per me? In effetti è strano. Ci poteva stare alla grande. Certo. Uno con il mio curriculum. Certo, perché no? Ma scusate, hanno dato un ministero alla Santa Anche. Sì, giusto. Che è solo indagata per falso in bilancio. È una bambinata. Beh, in confronto a lei, sì, certo. E a me che sono pluricondannato modestamente che un posticino da sottosegretario. È vero, però mannaggia. Sì, e questo sarebbe il governo della meritocrazia. Guardi sono indignato io. Vergogna. Povero Travettoni. Sì, il suo talento non è mai stato riconosciuto abbastanza sulla terra. Per fortuna quassù. Ah, lì sì? Viene tra le nuvole.
ci dà una notizia che non immaginavamo. Sanno quanto io valgo. Ah sì, sei sicuri? E quindi? Con una cordata di stimati colleghi e cari amici. Sì. Tipo? Io, Bernardo Provenzano. No, cosa. Totò Riis. No, sì. Basta. Matteo Messina Denaro. Vabbè, direi Pietro Gamba di Legno. Ma meno male che c'è almeno... Quasi me ne dimenticavo. Cosa state organizzando? Abbiamo deciso di riqualificare una zona degradata. Oh mamma mia. L'isola in paradiso? Io ho già un paura. Parco abusivamente occupato da una coppia di drogatelli. Ma chi sono? Fiori? Ma chi sono? Che vanno in giro nudi. Con una foglia di fico sì, davanti. Temo di aver capito chi sono. Sì. E rubano le mele. Ma no, certo. Adamo ed Eva, lasciamoli tranquilli. Il cosiddetto giardino dell'Eden. Certo. Cosiddetto, certo. Ma adesso la pacchia è finita. Ma in che senso, scusa? L'Eden lo radiamo al suolo e ci facciamo un bel centro commerciale abusivo, nuovo di zecca, con i controcoglioni. Senta, per favore. Altro che paradiso terrestre. Perché? Quella robaccia da ambientalisti ricchioni. Ma basta, vergogna. Ciao la passione.